Eccomi qui, benvenuti nella mia cucina. Oggi sono qui per spiegarvi la differenza tra vulcanica e black diamond. Sono due stampi di pentole diverse, ma tutte e due fatte in modo eccezionale. È una domanda che mi fate molto spesso e quindi iniziamo a capire quali sono le caratteristiche della vulcanica e perché dover acquistare una pentola così meravigliosa. Le vulcaniche come le Black Diamond ci sono di diverse misure, partiamo da una 24 fino a una 32. Differenza della Black Diamond ci sono tre misure diverse, invece nella vulcanica ci sono sì delle misure diverse, ma anche varie tipologie, nel senso che c'è la casseruola, la pentola oppure la padella. Queste sono le nuove pentole vulcaniche, vedete come sono belle alte, grandi per poterci fare dei minestroni adesso che siamo in inverno, delle zuppe, una polenta, insomma tantissime cose. E poi c'è la linea delle padelle, quindi casseruole. In questo caso abbiamo la 32 che ha i due manici, oppure poi ci sono la 28, la 24 e poi ci sono anche 24 casseruola, 32 casseruola, 28 casseruola, insomma ce ne sono di varie misure e di varie tipologie. Andiamo però a vedere le caratteristiche. La pentola vulcanica rispetto alla Black Diamond è lavorata a mano. Dovete pensare che siamo gli unici in Europa ad avere una pentola così eccezionale. E al giorno, siccome sono lavorate a mano, se ne fanno 40 pezzi, rispetto invece alla Black Diamond che al giorno se ne possono arrivare a fare anche 120 pezzi. Che cosa ha di particolare la nostra vulcanica? Che lavorata a mano, quindi sabbiata due volte, questo ci permette di non creare nella pentola delle bolle perché vengono riempite tutti gli spazi, diciamo così, vuoti della nostra pentola con il materiale e quindi questa sabbiatura va a coprire tutti le parti vuote che ci possono essere in una pentola. In più, se voi toccate all'interno, per chi ha già la vulcanica a casa, la vulcanica è ruvida. Questo è perché la vulcanica è formata da tanti microminerali all'interno di forme diverse che fanno in modo che la pentola sia ruvida all'interno. Che cosa fanno questi microminerali? Isolano il fondo della pentola, quindi l'interno che noi abbiamo dalla pentola, dal cibo che noi andiamo a mettere all'interno. E che cosa ci permette questo? Di non attaccare il fondo della pentola a quello che noi andiamo a cucinare e quindi ci dà la possibilità di cucinare senza oli e senza grassi. Ad esempio, con un metodo tradizionale si potrebbe fare un uovo a occhio di bue oppure una frittata. Ci sono delle cotture che in pentola normale, in padella, casseruola, quello che usiamo in casa, abbiamo bisogno per forza di metterci il cuccino d'olio. Invece la vulcanica ci permette di andare a fare delle cotture anche senza aggiunta di oli. Ecco perché la pentola vulcanica è eccezionale. E poi in più quando noi andiamo a mangiare qualcosa che abbiamo cucinato nelle vulcaniche, andiamo a capire la differenza anche del sapore rispetto a una cottura normale. Le pentole vulcaniche non hanno né cadmio né PFOA né nickel e né zinco. La sua preparazione dà più resistenza alla pentola, è per questo che la pentola vulcanica ha una garanzia a vita sulle sfoliazioni. È consigliabile, come dico sempre, di non metterle in lavastoviglie, solamente perché il fondo della pentola potrebbe scurirsi come spesso succede con le pentole che noi mettiamo nella lavastoviglie, perché comunque l'alta temperatura, perché noi in lavastoviglie usiamo comunque un'acqua bollente, una temperatura molto alta, potrebbe rovinare comunque la pentola. E poi queste pentole vengono chiamate anche pentole intelligenti. Perché? Perché una volta che noi le andiamo a utilizzare, ad usare in cucina, vediamo che comunque la pentola rimane pulita. Basta passarci uno straccetto oppure un pochino di Scottex e poi andarla a lavare magari con una spugnetta che non sia abrasiva, con un pochino di acqua calda e un goccino di svelto. Tutto qui. Ora passiamo alle Black Diamond. Anche nella Black Diamond ci sono varie misure. C'è la 32, c'è la 28 che è più alta, quindi la possiamo usare anche per fare sughi, brodi, minestre, lasagna, pasta
pasta al forno e tanto altro. E poi c'è la misura 24. Le quadrate, in questo caso quindi le Black Diamond, hanno il fondo a induzione, che è molto importante sia per chi adesso ormai ci sono tante cucine ad induzione e quindi usa la fiamma a induzione, e quindi con questa linea delle quadrate ha la possibilità di usarla sull'induzione, ma anche per quanto riguarda una fiamma normale, quindi di un fornello normale, il piano a induzione, quindi il fondo della pentola che è a induzione, funziona ancora meglio, anche perché dà la possibilità alla pentola di durare molto di più, perché la fiamma, siccome è forte, di solito è forte, rovina il fondo della pentola, il fondo della pentola giustamente rovina anche l'interno delle nostre pentole. Quindi avere un fondo ad induzione va benissimo e funziona benissimo, e dà la possibilità di far durare di più la nostra pentola anche per chi usa il fornello normale. I manici soft touch, anche questo è una cosa ottima nelle nostre pentole, perché comunque ci dà la possibilità di non bruciarci. La quadrata viene prodotta con pressa di forgiatura. Che cosa significa? È una pressatura che viene fatta anche dagli orefici. In questo caso delle nostre pentole, perché adesso questa pressa forgiatura si usa anche nella produzione delle pentole, ci dà la possibilità di variare con gli spessori delle pentole, e quindi questo ci dà la possibilità di avere una cottura uniforme per tutta la pentola e non solo per la base, perché se voi ci fate caso, nelle pentole tradizionali, magari non lo fate, però nelle pentole tradizionali, se ci andiamo a mettere la mano all'interno quando stiamo cucinando, ha un calore. Se andiamo a metterla all'esterno, quindi ai bordi delle nostre pentole, ha un'altra temperatura. Quindi questo vuol dire che la cottura non è omogenea. Il rivestimento della Black Diamond è di 52 micron. Sarebbe il massimo per rivestire una pentola. Questo che cosa ci dà? Ci dà la possibilità di avere una pentola con una lunga durata. Ecco perché anche in questo caso hanno una garanzia a vita sull'esfoliazione. Sono fatte di alluminio puro al 99%, e anche questo ci dà la fortuna di non avere nelle pentole né cadmio né PFOA né zinco e né nickel. Che cosa significa? Significa che non ci sono metalli pesanti che rovinano il nostro organismo, perché noi andiamo a cucinare il cibo nelle nostre pentole e poi giustamente lo ingeriamo. Spero di essere stata chiara, di avervi dato una spiegazione ampia per farvi capire le nostre pentole, che importanza hanno e quanto è importante cucinare con le nostre pentole, giustamente abbinate con il nostro Magic Cooker, che lui è sempre presente nella nostra cucina, perché solo pentola non può fare l'effetto e il lavoro che fa il nostro coperchio magico. Ora non resta che acquistare le nostre pentole, e quale posso scegliere, quale mi piace di più? Ecco, è solamente una questione di gusti. Vi piace di più la vulcanica perché sono rotonde, o vi piacciono di più le quadrate perché comunque in cucina sono anche più comode, che quando le metto nel mobile magari conservate e una volta lavate le posso mettere una dentro l'altra, oppure perché magari è un nuovo designer, oppure magari preferisco le rotonde, quindi le vulcaniche, perché magari sono anche più alte, perché io uso più pentola invece della casseruola, più padella invece della pentola. Questa è solamente una questione di gusti. Io vi consiglio magari di acquistare una delle linee quadrate e una della linea tonda, e poi vedrete che in cucina non ne potrete più fare a meno. Quindi vulcanica e Black Diamond con Magic Cooker è per sempre.